Banco Informatico Tecnologico e Biomedico è un'associazione di volontariato che ha come sua mission fondamentale la diffusione della tecnologia nel terzo settore, quindi lo scopo è quello di innalzare il livello tecnologico e qualitativo del variegato mondo del terzo settore italiano, offrendo questa opportunità di dotarsi di tecnologia a costi e a impegno finanziario molto limitato. Ma noi per raggiungere la nostra mission abbiamo tre principali settori di intervento. Il primo settore, quello più storico per la nostra associazione, è il recupero di computer dismessi dalle aziende ma ancora utilizzabili, che noi nei nostri laboratori, nelle nostre strutture, tramite il lavoro dei nostri volontari, ricondizioniamo e poi destiniamo alle organizzazioni non profit che ce le richiedono, sia in Italia che all'estero. Il secondo settore di intervento è analogo al primo, però il settore è quello delle apparecchiature e attrezzature sanitarie e ospedaliere. In questo caso gli interlocutori sono gli ospedali pubblici e privati che vanno a dismettere attrezzature e apparecchiature che possono avere ancora un utilizzo. I nostri volontari qualificati, tecnici, ne valutano lo stato d'uso e li ricondizionano e li mettono poi a disposizione delle organizzazioni, questa volta tipicamente nei paesi in via di sviluppo, che ne fanno richiesta. L'ultimo settore, l'ultimo nato, tra virgolette, è dalla fine dell'anno scorso la possibilità da parte nostra di fornire alle ONLUS italiane prodotti nuovi, software e pacchetti hardware che vengono messi a disposizione a condizioni quasi gratuità da alcuni donatori. Perché da un lato noi mettiamo in condizione le organizzazioni non profit di dotarsi di tecnologia che ormai è necessaria anche per la loro attività, dall'altro sicuramente la nostra attività ha anche un impatto di tipo ambientale, perché tipicamente possiamo allungare la vita ad apparecchiature che invece che finire subito allo smaltimento o peggio ancora in discarica possono utilmente continuare la loro funzione ancora per un decoroso numero di anni. La nostra attività ha sicuramente un intreccio e un contatto particolare e specifico con le azioni di responsabilità sociale di impresa. Basti pensare che nella nostra attività degli ultimi 4-5 anni noi abbiamo raccolto e distribuito qualcosa come 13.000 apparecchiature e abbiamo aiutato circa 1.400 organizzazioni non profit sia in Italia che all'estero. Quindi in termini di responsabilità sociale di impresa riteniamo che sia un esempio molto significativo, quasi una buona prassi di collaborazione tra profit e non profit.